Bentornati, fratelli di tuberanza, nel primo episodio su My Hero Academia Ultra Rumble, il nuovo gioco di My Hero Academia Battle Royale. Prima di iniziare, pollicione all'insù per supportare questi video, perché signori, i prossimi arriveranno in trio con ovviamente Joseph e Blaziken. Aspettiamo la lobby e si parte! Questa, ragazzi miei, è la lobby prepartita, dove potete provare i vostri quirk, potete vedere chi sono i vostri avversari. Ma la cosa che sicuramente vi starete chiedendo è: perché io sto utilizzando Froppy? Ebbene, dovete capire che i due personaggi più forti di questo gioco sono proprio Froppy e Shigaraki Tomura. Ora, io Tomura l'ho già utilizzato e non mi fa impazzire, mentre Froppy ha un quirk molto interessante, che è l'invisibilità. Magari ve lo mostro tra poco. Ok, i team sono più o meno sparsi per tutta la mappa. Eccoci qua. Questo è il nostro amico. La prima cosa da fare è aprire le chest per trovare le puzzette, gli shield, no? Giusto per utilizzare i termini di... Vieni qua, Mr. Compress, vieni qui. Beccato. A terra, e stai zitto poi. Ok, è andato giù. Confermalo, confermalo. Confermalo, Ormite. Vabbè, lo confermo io, colpo di grazia. Ok. Con il colpo di grazia praticamente lui non può più fare niente. Allora, la pozza della vita l'ho presa e ovviamente me la faccio immediatamente. Dabi deve subito schiantarsi. Ok. Bene. E come va con la slinguazzata? Dabi, lo confermiamo immediatamente, boys, perché è fortissimo. Ok, queste carte mi servono per potenziarmi. Potenzio questa. Ok, potenziamo un po' tutto. Fortissima lei, che può scavalcare. Vi faccio lo shield. Benissimo. Con chi stanno fightando i miei amici? Ok, rotta la guardia. Vieni qua. No, 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 me ne devo andare. Ok. Me ne devo andare assolutamente. Avete visto quanto è forte, regà? Lei è veramente fortissima. Con l'invisibilità può fare praticamente quello che vuole. Ok, aspetta. Non ho più pozze. Chi è andato a terra? Ok, allora con la lingua lo posso praticamente restare su. No, vabbè, raga, è troppo forte, dai. Lei è troppo utile. Zainetto? Buono per portare più roba. Ok. No, attento, Froppy. Che fai, io? Cazzarola, Shigaraki. No, bro, Shigaraki e Dabi non li posso affrontare. Ma dov'è l'altro amico nostro? Rip l'hanno confermato. No, rischio di rimanere da solo, eh. Contro chi fight All Might? Contro uno. Oddio, non so cosa faccia questo. Saliamo. Mi serve vita, però. Ah, ce l'ho. Ecco la pozzetta per la vita. Facciamocela un'altra. Mi devo shieldare assolutamente. Cioè, no, shieldare, ma mi devo assolutamente curare un po', raga. Se no non posso fightare con nessuno.
Allora, potrei andare a recuperare il gettone di Todoroki, ma non è il caso. Ah, queste sono le card di Sementos. Ma al momento Sementos, regà, mi dispiace, non ci serve. Oppure posso settarlo. Ripristina i punti vita degli alleati. Ah no, la difesa aumenta, ok. Sì, ma non andà troppo lontano però, All Might. Dai, non è male, regà, come gioco, devo essere sincero. A me personalmente sta piacendo. Che sta prendo questo? Che sta prendo sto pazzo? Questo lo dobbiamo aprire, brother. Apriamo questo che è top. Lo sta già prendo lui? Ah, io non posso aiutarlo, ok. 59% per la ulti. Calmi, calmi. Porco schifo. Via. Ma come ha fatto a vedermi? Come ha fatto a vedermi? Porco schifo, regà, mi ha fatto un male incredibile. Shield. Sto shieldando, calma. Ok. Arrivo. No, ci muoio. No, ci muoio. Troppo forti. Troppo forti. Troppo forti per me sola. Non ce la faccio. Ok. Shield. No, non doveva morire All Might, raga. Vai, beviamo ancora. Allora, la cosa buona che dovremmo fare, secondo me, è aspettare che si fightano e entrare poi. Oh, oh, oh. No! Niente, ho perso. Niente, ho perso, raga. Non ce la faccio. Era impossibile, raga. Da solo, dove cazzo ero la mia avvio, raga? Vabbè. Questi sono rimasti ancora in tre, raga. Purtroppo, ragazzi miei, la prima partita, per quanto pensavo stesse andando bene, purtroppo Todoroki ci ha abbandonato praticamente subito. Vabbè, al di là di questo, vi faccio vedere i personaggi che ci sono all'interno del gioco. Ora, potremmo sbloccare uno tra questi, perché quando giocate l'open beta vi dà un ticket per sbloccare un personaggio. Io personalmente, raga, sono tentato di sbloccare o All Might oppure Dabi, perché tutti gli altri sostanzialmente non è che mi facciano impazzire. Questo poi è a vostra discrezione, come vi piace. Qui possiamo cambiare gli equipaggiamenti dei vari personaggi. Ad esempio, io ho un costume per Midoriya, che ovviamente non indosserà mai, è ovvio, no? Qui possiamo cambiare le pose, ma abbiamo soltanto quelle standard. Nel negozio invece abbiamo da comprare questi ticket estrazione. Allora, io ne voglio comprare uno. Mo, se io ne compro uno, che succede? Posso utilizzarlo per un'estrazione? Posso utilizzarlo qui nella pesca fortunata. Ok. Facciamo questa multi, vediamo come sono le multi qui. Ho visto un boom arcobaleno, vuol dire che qualcosa di buono c'è. E infatti. Fai pure con calma. Ma ragazzi, ma che belle le salmon.
costume d'eroe villain. Ok, potrei pensare di comprare All Might adesso. Carino, carino. Puoi scambiarlo con un personaggio. Ah, che culo. Bello, rovente. Vabbè, questa è una voce. Costume. Vabbè, dai. Elegante, per modo di dire. Carina, carina. Oro, vediamo un po' cosa c'è nell'oro. Sguardo sotto al cappuccio di Shigaraki. Ok. Non male, non male. Oh, io vi direi che quasi ne farei un'altra di pull. Ah, non la posso fare. No, perché servono 100. Ah, ok. Vabbè, questo è il pass battaglia. Per chi non lo sapesse, verrà poi implementato. Al momento è tutto gratis, perché è della beta. E questi sono gli eventi. Negozio evento. Ah, posso utilizzare i punti per acquistare qualcosa. Ma è bellina come cosa, raga, eh. Vedete che è ben strutturato. Raga, secondo me questo gioco ha tanto potenziale. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo con i prossimi video. Sempre solo qui, su Tuberanza. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.